Ecco, con il preside Anastasi, buonasera. Preside, diciamo Buongiorno a voi. che è una serata stupenda con i ragazzi della primaria, però prima di parlare di questi ragazzi, lei è il momento di abbandonare, nel senso che è arrivato il suo termine, ecco, di preside. Non lo, ce lo dica lei in due parole. Niente, io ho 42 anni di servizio, 65 anni di età e come tutti, quando si raggiungono questi traguardi, hanno il diritto di andare a riposarsi o a Riposare. dedicare un pochino del tempo anche a loro stessi, alla propria famiglia. E per me è arrivato questo momento. Logicamente vado contento anche perché penso che con i ragazzi ho avuto 40 anni di vita stupenda. E che mi hanno fatto mantenere sempre giovane, tutto sommato, perché in effetti non mi hanno fatto sentire il passare degli anni a contatto con loro. Mi auguro che la serata che ci hanno offerto oggi possa essere, diciamo, ritenuta come meta di ogni anno scolastico finale. Perché? Perché io ho sempre creduto che il territorio debba compattarsi e portare avanti le proprie politiche, diciamo, di solidarietà, di sussidiarietà e di rispetto, diciamo, delle proprie tradizioni, rispetto dei propri principi, che non sono pochi nella nostra valle grecanica, diciamo, ecco. Comunque un'idea bellissima questa preside con i vari plessi della primaria, insomma, che poi questi ragazzi tra canti, suoni e balli ci hanno illustrato magnificamente Pochino l'Europa. tutta l'Europa e diciamo che sono stati bravi anche la professoressa Profazio, mi chiedo scusa, la professoressa Profazio e tutti i docenti della scuola primaria, coadiuvati anche dai docenti della scuola dell'infanzia, a far amalgamare questi diversi plessi che alla fine ci hanno dato un'illustrazione dell'Europa con le loro bellezze, con la propria bellezza e anche con quelle che sono i canti, diciamo, tradizionali che ce li hanno fatti, ce li hanno proposti come momento, diciamo, di rivisitazione dell'Europa nostra. È bello perché poi questi ragazzi, tra genitori, parenti, amici, c'era un pubblico straordinario, quindi non solo per il lavoro che hanno fatto le maestre, i ragazzi e tutto quanto, ma i genitori soprattutto sono rimasti veramente contenti per questa serata. Sì, perché io non è che avessi dei dubbi, però in cuor mio dico, ma il fatto di doversi spostare da Bagalaria a San Pantelice, Ecco, questo. invece li ho visti convinti, anche ancor più i genitori, diciamo, ecco, che si proponevano in ambito sede principale scolastica, quale è la sede di merito. Ecco perché io nel mio intervento mi sono augurato che la manifestazione di fine anno trovi collocazioni. Quest'anno è capitata a merito, l'anno prossimo si possa tranquillamente realizzare a Bagalaria, a San Pantaleon, perché questi sono i momenti di convivialità, ma anche di incontro tra i ragazzi, i genitori, diciamo, della nostra zona, e quindi si debbono dare queste opportunità perché sono necessarie a farsi sentire parte integrante dell'istituto, ma anche una propria identità, una propria appartenenza. Ci ho sempre creduto, mi auguro che queste cose possano andare avanti ancora. Complimenti. Per chiudere, preside, abbiamo altre due serate alla Sì, Villa Comunale. abbiamo la serata del teatro mercoledì giorno 8 in Villa Comunale e la serata conclusiva con il fiore un pochino all'occhiello dell'istituto che è rappresentato dall'Orchestra Alvaro, che concluderà le nostre manifestazioni annuali dell'anno scolastico in corso 2015-2016. Per questo comunque lo farò giovedì, ma in ogni caso ringrazio sin da adesso le amministrazioni che si sono susseguite in questi miei anni di presidenza nella zona grecanica. Per quello che ho potuto dare, sono stato sempre al servizio della cittadinanza, ma anche ho cercato di collaborare con le varie amministrazioni. Mi auguro che siano state comprese le intenzioni del sottoscritto, che hanno mirato sempre a salvaguardare gli alunni, fondamentalmente. Poi
il resto è tutto secondario. Chiudiamo veramente, preside. La scuola sta finendo, è già finita, un anno se ne va, i ragazzi adesso finiscono di studiare, vanno a mandare un messaggio dal preside che poi abbandonerà la scuola, un messaggio ai ragazzi per quest'estate tramite la nostra televisione. Ma è un messaggio che posso dare io, è quello intanto di liberarsi un po' la mente dai problemi scolastici, perché durante il periodo estivo si cresce tanto, ma andando anche andando al mare, andando a incontrare, a trovare gli amici, i parenti, eccetera, ma contemporaneamente avere sempre presente che comunque ovunque vadano debbono pensare anche che sono momenti di crescita, momenti di formazione. E così come stamattina ho avuto l'incontro alla Radio 95, alla Radio Studio 95, mi auguro che i ragazzi abbiano avuto contezza che sarebbe opportuno che durante il periodo degli esami facciano anche loro degli interventi alla radio. Perché? Perché è anche un momento di crescita, a dare le proprie impressioni a tutto ciò che in effetti andrà a colpire la loro fantasia anche e il pensiero verso coloro che magari hanno un'idea degli esami sia che cosa. Sarebbe opportuno sentire il loro parere. Io da alunno ci ho sempre creduto, ho cercato di esprimere sempre il mio parere e bene o male forse qualcosa ho risolto nella mia vita. Noi le facciamo i complimenti per tutto il lavoro che ha fatto, preside, grazie per il suo tempo che ci ha dedicato e niente, complimenti ancora. Comunque grazie a voi che ci avete supportato sempre in questi anni e siete stati sempre presenti ogni qualvolta la scuola ha dato un input e questo non è poco, specialmente in un periodo in cui ognuno cerca di allontanarsi, di estraniarsi dai problemi scolastici, voi invece ci siete stati sempre vicino. Grazie ancora. E lo faremo ancora.